Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, o meglio, benvenuti in un nuovo Le Pagelle di Orati, perché oggi andiamo a mettere alla prova questa palette qui, la Paint Palette di Glamlight. Come sapete, su queste palette ho fatto una sorta di rubrica anche non volendo. Vi ho già fatto un Le Pagelle di Orati riguardo la Pizza Palette, vi ho fatto la Pagella di Orati riguardo la Burger Palette, adesso facciamo questa, chissà, magari nei prossimi giorni o nelle prossime settimane ne prenderò un'altra. Anzi, magari fatemi sapere se c'è qualche palette di Glamlight sempre riguardo appunto il cibo, perché le altre hanno più il mood del cibo, mentre questa è un po' più artistica tra virgolette. Fatemi sapere anche se vi piace lo sfondo, perché io lo vedo un po' buio, non riesco a metterlo come dico io. Ho cambiato 3000 posizioni sia dello sfondo sia delle luci, niente, non riesco a farlo rendere. È l'ora di presentarvi questa ragazzaccia qui. Tra l'altro è una, forse l'unica, sì, credo sia l'unica in limited edition. Ecco perché io la stavo bramando da mesi e mesi. Questa qui me l'ha mandata Maki Beauty, che ringrazio tantissimo. E soprattutto giù nell'info box vi lascio il codice sconto che vi ho fatto, cioè ho fatto prolungare la data di scadenza del codice, che è AleMaki, no, AleOratiMaki, ed è valido fino al 31 gennaio, se non ricordo male. Non è né un link affiliato né altro, però dato che mi chiedete spesso se ho dei codici sconto di Maki Beauty, in teoria è sempre lo stesso, però stavolta l'ho fatto prolungare, così almeno la scadenza non è immediata. Come vedete appunto si chiama Paint Palette Glamlight Cosmetics, 18 vibranti colori eccetera eccetera. Il pack fuori mi piace un casino. Poi una volta aperta, che si apre così, allora raga è enorme, non riesco a farla entrare nell'inquadratura, spero che riusciate a capirlo. Allora ci tengo a farvi vedere che questo non è un PR box, ma è proprio la, diciamo, il pack esterno della palette. La cosa bella è che appunto avete un pennello integrato nella palette, diciamo. Secondo me hanno messo questo pennello proprio per dare l'idea del pittore. Non credo che lo utilizzerò, semplicemente perché questa forma così, a meno che non si vada a riempire tutto l'occhio di un solo colore, non riesco a farci magari delle sfumature o dei dettagli, quindi diciamo che lo vedo come un pennello tra virgolette simbolico, ecco, per fare scena con tutta la palette, che è una bellissima idea tra l'altro. E qui c'è una velina con scritto Glamlight che togliamo, e la palette è questa. Cioè ragazzi, che cosa volete dirgli? Penso che sia uno dei più bei pack che io abbia mai visto. Ed si apre con questa parte, diciamo, in plastica opaca. Proprio, cioè raga, è praticamente una tavolozza identica. Di Glamlight Cosmetics, poi c'è la descrizione, c'è l'inci. Una cosa che mi fa impazzire di questa paletta è il buco qui. Ogni persona che l'ha vista, ad esempio il mio ragazzo, i miei genitori, quando l'ho portata a casa, la loro domanda a primo impatto è stata: ma è veramente legno? In realtà no. Cioè raga, però vi giuro che dal vivo sembra legno. Voglio fare un occhio utilizzando tutti questi colori qua e un altro utilizzando tutti questi colori qua. E poi ovviamente in ognuno dei due utilizzerò qualche shimmer. Ok, comincio con l'occhio di destra e vado ad utilizzare tutta questa sezione di colori qua. Vediamo che cosa esce. Vabbè, andiamo proprio per gradazione. Quindi iniziamo con il marrone. Lo tampono qui. Va. Promette bene. I nomi che ci sono scritti sono proprio il colore che c'è poi nel pan, quindi black, brown, burgundy o burgundy, non so mai come si dice, red, orange, yellow, green e così via. Perciò vado a prendere burgundy e vado a sfumarlo sopra al marrone. Vado a prendere appunto il rosso, red appunto, sbatto l'eccesso e lo metto sopra al fucsia. Ovviamente rosso e questo fucsia un po' si vanno a mixare, come immaginavo. Vedete che cosa faccio? Vado a prendere molto rosso e lo vado a mettere proprio qui dove sta il marrone, e dato che il burgundy risulta più chiaro rispetto al rosso, lo metterò sopra. Cioè raga, non ho un minimo di fallout, non so se ci rendiamo conto. Prendo un altro pennello e vado a mettere orange qui sulla, diciamo, dove ho messo il fucsia, quindi lo sfumo. Come vi avevo già detto, il problema di queste palette è la fragilità degli ombretti. Ed ecco che cosa è successo. Eccoci qua. Molto bene. È una cosa su cui posso passarci sopra per il semplice fatto che la resa è magnifica. Cambio di nuovo pennello e vado a prendere il giallo, quindi yellow. Vado nel contorno dell'arancione. Cioè la cosa bella di questi ombretti, raga, è che le sfumature si creano da sole.
Però se proprio vogliamo guardare il lato positivo, che in realtà questa è una cosa che succede anche con la mia palette, il fatto che, cioè, la mia palette non si rompe, però quando esce la polvere, quindi più scavate l'ombretto e più il colore è vibrante, quindi se una palette ad esempio è nuova, questa cosa alcuni di voi me l'hanno già confermata anche nei direct di Instagram appunto riguardo la mia palette, più si utilizza e più esce il colore fuori degli ombretti, proprio perché la polvere diventa più polvere libera, tra virgolette, invece che compatta, quindi appena pressata, e ovviamente il colore è pieno, cioè è carico, il colore è bello saturo. Per la parte sotto vado ad utilizzare solo alcuni colori, quindi non tutti. Credo che andrò a utilizzare burgundy e il giallo. Cerco di spingere molto con il giallo. Allora, io quando faccio questi trucchi, quindi molto allungati verso l'esterno, che cosa faccio? Quando mi alzo qui, poi da questa parte scendo e rialzo verso la punta. Nel sotto la stessa cosa, qui ovviamente rimango tra virgolette stretto. Quando scendo qui mi allargo tantissimo, proprio mi coloro l'occhiaia praticamente, e poi mi rialzo. Quindi qui sarà molto più allargato, diciamo, l'ombretto, mentre qui e qui sarà molto più stretto, proprio per fare un effetto di piccolo, grande e poi piccolo. Perché altrimenti, se facessi tutto, diciamo, con la stessa dimensione, tra virgolette, l'occhio risulterebbe molto più allungato, ed è una cosa che io non lo so, a me non piace tantissimo, ovviamente. Su di me, anche il viola, ad esempio, lo vado ad allungare qui sotto leggermente, e la parte esterna e interna le lascio così. Oddio, mi stanno cadendo i pezzi di arancione. Molto bene, ho la moquette piena di arancione, fantastico. Voglio prendere questo colore qui che è white ed è uno dei 6 metallizzati che ci sono. Lo metto qui all'angolo interno. No, raga, i metallizzati di Glam Light comunque non si battono. Cioè, anche io paghi, ok, ma i metallizzati, che non tutti i brand, diciamo, riescono a farli come si deve, questi sono pazzeschi. Qui in realtà c'è anche questo qui che è pazzesco. Vado a mettere un po' di gold nell'angolo interno, sperando di... Ah, top. Per la gioia di tutti facciamo questo benedettissimo eyeliner. Ovviamente prendo black, che sta qui. Molto nero. Devo dire che l'eyeliner ci sta. Passiamo a quest'altro occhio, ovviamente con tutta questa parte molto più fredda, perché da questa parte diciamo che, allora, in realtà queste colorazioni così possono sembrare calde perché comunque sono sui rossi, arancioni, gialli, però sono tutti con sottotoni abbastanza freddi, proprio esattamente come la mia palette. Da quest'altra parte andiamo proprio con colori freddissimi, quindi blu, viola, fucsia, eccetera, eccetera. Vedete perché adoro questo correttore? Perché anche dopo tipo un'ora potete ancora modularlo, mentre poi una volta messi gli ombretti sopra, quindi fissato con una polvere qualsiasi, sta lì e non si sposta, non fa macchie, non fa crepe, niente, fantastico. Non so se vi rendete conto dei pennelli che ho appena utilizzato per fare un occhio. Quindi altro giro, altra corsa, inizio proprio con questo blu scuro qui. Vado a fare la stessa tipologia, diciamo, di trucco che ho fatto da questa parte, ma di qua. Quindi prendo questo qui, si chiama Navy Blue. Io adoro questi colori così, proprio appunto navy. Raga, ma che bello è! Adesso io farei tutto un occhio così. Prendo un altro pennello, ovviamente, e... Oh, dai, madonna. Prendo questo qui che è Royal Blue, pazzesco. Ecco, questo era quello che è swatchato, mi ha deluso più di tutti, intorno al blu. Raga, guardate che belli. Raga, non so che tipo di colore andare a mettere qui sopra. Cioè, mi piacerebbe mettere il verde, però dopo non saprei come utilizzare questi tre. Quindi prendo il verde e lo metto proprio al centro fra questi due. Cioè, praticamente ho fatto la stessa cosa di quest'altro occhio, che prima avevo messo il fucsia, poi ho messo il rosso, poi ho rimesso il fucsia sopra. Io non mi preparo niente, quindi perché voglio proprio dare libero spazio alla mia creatività, quello che mi viene in mente faccio, e preferisco così, dai, ci sta. Ok, sì. Devo fare al contrario, comunque devo iniziare dal viola, mettendolo qui, però vabbè. Dica. Oh, oh. No, tra un po' non mi manca tanto. Allora, prendo il fucsia, appunto, che sta qui. Cioè, pennello e ombretto uguale. A vita. No, tra un po' non mi manca tanto. E vado appunto a sfumarci tutto il blu, sperando che non si sia attaccato, altrimenti rosico. Quindi continuo intanto a sfumare bene il fucsia. Comunque posso dire che il verde messo qui in mezzo è inutile praticamente. Per la parte sotto non ho la benché minima idea di che colore mettere, perché ne sono rimasti due. Speriamo che questi due stanno bene insieme. Quindi il viola e questo qui che voi vedete tipo un arancione, ma è una sorta di fragola chimica. Le mie descrizioni, guarda, fanno paura. Prendiamo l'850 pennello. No, tra un po' non mi manca tanto.
e prendo purple, quindi il viola. Sono stracontento che in questa palette ci sia un viola. Coral. Infatti è un corallo neon pazzesco. Raga, comunque dovete anche considerare che io quando faccio questi make-up cerco di mettere più colori possibili in un occhio, anche se a volte magari non sanno bene al 100% fra di loro. Forse per sistemare questa parte, diciamo, per renderla un po' più intensa, per non far vedere troppo il distacco con l'altro colore, prendo navy blu, quindi il blu più scuro. Vado tipo a fare una sorta di eyeliner iper sfumato. Ok, sto praticamente cambiando tutto il look. Perché non mi sto fermo con queste mani? Vado a mettere un po' di blu anche qui sotto, già ci sto, tanto ormai. Prendiamo questo che si chiama Light Green, mettiamolo qui. Lo mixiamo un po' con il giallo. Ok, devo provare anche gli altri, quindi magari li metto un po' più su. Nadra un po', non mi manca tanto. Questo viola. Sapphire. Poi comunque sotto questo colore non si capisce tantissimo. Prima di rifare il danno che ho fatto anche sotto quest'altro occhio, prendo subito la cipria e tolgo il fallout direttamente con tutta la cipria. Lo devo far vedere. Guardatelo. Comunque, raga, non ci credo che sono riuscito ad utilizzare tutti i colori di questa palette, tutti, tranne uno, ovvero il viola metallizzato che sta qui, Violet si chiama, però ecco, ho utilizzato quest'altro che è leggermente più blu, però sono riuscito a utilizzare tutti gli ombretti presenti in questa palette. Ancora non ci credo e il risultato mi piace un botto. Quindi nel frattempo io vado a mettere un po' di rossetto, vado a mettere questo qui di Astra, il numero 02. Ogni volta che ho questo rossetto mi chiedete: Ale, che cos'hai sulle labbra? È sempre lui. Dicevo appunto, nel frattempo che vado a mettere questo ciglia finte e illuminante, vi lascio alle mie pagelle. La pagella di orato. Pigmentazione, sfumabilità, fallout, selezione colori, durata. Io non saprei che altro aggiungere riguardo questa palette. Non c'è una volta che dico: no, questa palette non mi piace. Questa volta hanno toppato, hanno fatto un prodotto che no, non si può guardare, no, mai. La qualità di Glam Light riguardo comunque gli ombretti, quindi io appunto parlo delle palette occhi, perché poi tutto il resto, ho visto che hanno le ciglia finte, ho visto che hanno l'illuminante per il corpo, ho visto che hanno l'eyeliner, comunque hanno un sacco di altri prodotti che però non ho ancora provato. Parlando appunto delle palette occhi, io trovo che valgono il prezzo, valgono la qualità, valgono tutto, tutto, cioè partendo dal pack ai colori, qualsiasi cosa, si sfumano in una maniera impressionante, rimangono tutto il cavolo di giorno, sia se fate una cosa ipernaturale o se fate una cosa così comunque abbastanza forte vi rimane tutto il giorno, anche con base, senza base, quello che volete. Ovviamente con base non fissata è tutto meglio come al solito. Quindi, come avete visto, i voti per me sono abbastanza alti riguardo queste palette, perché veramente non hanno niente da invidiare ad altre palette. Detto questo, come al solito, fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Se siete arrivati a questo punto del video, commentatemi con questa emoji qui proprio per riprendere la palette. Detto questo, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. I come.